Un saluto a tutti i nostri amici da questo angolo di storia della città di Lecce, un angolo che noi amiamo tantissimo, il Parco di Bello Luogo. Ne abbiamo sempre parlato e sicuramente al più presto torneremo per fare una visita e un altro racconto. Ma questa cornice storica ci serve per ricordare un carissimo nostro amico. Un amico delle Terre del Salento, un amico personale che è scomparso prematuramente poche settimane fa. Gianni Carluccio, cultore, appassionato, amante del Salento, della sua cultura, della sua storia, dei suoi personaggi. Lui, l'ingegnere Carluccio, ha svolto un ruolo insostituibile nello studio e l'archiviazione delle memorie di questa terra. Parente stretto di Tito e Schipa, che per noi era non solo un grande amico, ma anche un compagno di tantissimi viaggi. Il nostro pensiero va a questa terra che ha perso un suo grande figlio, ma soprattutto a Ida, sua moglie, e alle sue due splendide figlie. La morte è la curva della strada. Morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi. Esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Non annido la menzogna. Mai nessuno si è smarrito. Tutto è verità e passaggio. Oggi siamo a Lecce, nel parco archeologico di Rudie, la patria di Quinto Ennio, per ricordare un grande uomo di cultura, Gianni Carluccio. Rudie rappresenta un grande centro di interesse storico e culturale. Possiamo sicuramente considerarlo uno dei tesori del Mediterraneo. Qui nacque proprio Quinto Ennio, a Rudie. Quinto Ennio è il padre della letteratura latina, oltre che di spirito tipicamente romano, come lui stesso amava definirsi. Quinto Ennio diceva di avere tre cuori. Tre cuori perché? Perché qui a Rudie convivevano tre culture, quella greca che aveva come centro storico Taranto, poi quella messapica e quella latina. Quinto Ennio nacque qui a Rudie nel 239, morì nel 169 e per i suoi meriti, oltre che per l'amicizia, fu sepolto presso la tomba degli Scipioni, sull'antica via Appia a Roma. Gianni Carluccio aveva tanto valorizzato i personaggi più illustri del nostro Salento. Uno di questi era proprio Quinto Ennio, per cui si è battuto tanto per rivalutarne la memoria. Gianni Carluccio ci ha lasciato il 24 marzo del 2017, un infarto fulminante che lo ha colto proprio nei pressi della sua abitazione, nella sua macchina, in compagnia della sorella Antonella. Aveva 65 anni, l'ingegnere, l'uomo di grande cultura, lo storico, l'appassionato di musica, arte e poesia del nostro Salento. Una tragedia che lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale del Salento. Ma non solo, soprattutto nel cuore della cara moglie, Ida Blattmann d'Amelie, docente di storia dell'arte presso il Liceo Virgilio di Lecce, e nel cuore delle amatissime figlie Elena ed Arianna. Gianni si era laureato con il massimo dei voti in ingegneria civile edile presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. Era anche un professore molto amato dell'Istituto Enrico Fermi di Lecce, dove insegnava tecnologie e disegno tecnico. Umile, cortese, amato, colto, con il suo immancabile sorriso, Gianni Carluccio amava davvero tanto il suo lavoro di insegnante. Profondo conoscitore della cultura e delle storie del Salento, dei suoi più illustri personaggi, tante volte Gianni ci accompagnava nelle nostre puntate di Terre del Salento, mostrandoci i suoi cimeli, tutte le sue storie, le memorie che custodiva gelosamente nella sua casa di Lecce. Aveva poi un rapporto privilegiato con Tito Schipa, alla cui famiglia apparteneva. Una perdita incommensurabile, ha scritto di lui Tito Schipa Junior. Se la memoria di Tito Schipa vivrà in futuro, lo dobbiamo soprattutto a lui e al suo lavoro di indescrivibile amore e professionalità.
ha svolto una notevole attività nel campo della salvaguardia dei beni archeologici, architettonici, artistici, storici e ambientali del Salento, in collaborazione con l'Università degli Studi di Lecce e Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale, la Soprintendenza Archeologica della Puglia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il WWF Italian Tooling Club Italiano, la Federazione Italiana Club UNESCO. Ha pubblicato inoltre i risultati delle ricerche su riviste scientifiche, contribuendo all'allestimento di numerose mostre sui beni archeologici e culturali e su Tito Schipa, partecipando a numerosi convegni di interesse nazionale ed internazionale. Gianni Carluccio si presentava così dal suo sito www.giannicarluccio.it. Sono l'ingegnere Gianni Carluccio, sono nato a Lecce il 2 aprile del 1952, quindi ho 62 anni. Mio padre è originario di un piccolo paesino in provincia di Lecce che è Vasta, che però è un'importante zona archeologica che ha suscitato logicamente i miei interessi. Mia madre invece è una schipa, mio nonno Realino, che dirigeva il tribunale di Lecce, era cugino di Tito Schipa. Ho vari interessi nel Salento, soprattutto sui personaggi storici, da Quinto Ennio a Tito Schipa, a Michelangelo Schipa, a Carmelo Bene, anche diciamo inseriamo anche Domenico Modugno, che ha vissuto qua da noi nel Salento da 6 anni e mezzo in poi, e vari interessi diciamo poi nel campo naturalistico, nel campo della fotografia, e dal 2000 circa sono responsabile dell'archivio Tito Schipa per volere del figlio, che è Tito Schipa Junior, che vive a Roma, e quindi ho intrapreso una grande ricerca, spinto anche dal fatto che Tito Schipa Senior, io l'ho conosciuto personalmente nel 62, avevo 10 anni, in Piazza Sant'Oronzo, portato da mio nonno e da mio padre. Ed era molto entusiasta dei risultati della sua attività. Gianni Carluccio ha divulgato le più importanti ricerche nel campo dei beni storici e culturali, ma soprattutto ha divulgato la memoria di tanti personaggi illustri, e qui ne possiamo nominare davvero tanti: Antonio De Ferraris, detto il Galateo, Quinto Ennio, l'abbiamo già nominato in apertura, Carmelo Bene, Tito Schipa, Michelangelo Schipa, e da qui potremo continuare. Così Gianni parla e ci ricorda Carmelo Bene e Quinto Ennio. Io ho sempre detto che Carmelo Bene per me è il più grande attore che sia mai esistito al mondo, poi anche come regista teatrale, televisivo. Carmelo Bene è una figura veramente notevolissima, e assieme a lui, parlando di teatro, non posso non pensare a Quinto Ennio. Anche Quinto Ennio, purtroppo la città di Lecce, lui è nato a Rudie, che è l'antica Rudie, oggi insiste nel territorio comunale di Lecce, quindi Lecce ha questa fortuna di potersi, tra virgolette, appropriare del nome di Quinto Ennio. Quinto Ennio è il padre della letteratura latina, Quinto Ennio del quale Cicerone nelle sue opere ha parlato 167 volte, l'ha citato, quindi insomma veramente Quinto Ennio è una figura straordinaria. Carmelo Bene, io ho avuto la fortuna di vederlo in teatro a Napoli 2 volte, e qui c'ho con me Romeo e Giulietta, e questo era il programma, e qui ci fu a Napoli nel 76 la svolta di tutto il suo teatro. Io ricordo ancora con grandissimo piacere, con emozione, questo evento importantissimo. Ero fra l'altro ero in un palco con un'attrice che non c'è più, Donatella Archivolti, e qui vediamo la dedica di Lidia Mancinelli che mi ha fatto quando morto Carmelo Bene, ci fu un suo ricordo presso il Cinema Teatro Massimo di Lecce. Ho avuto il piacere di conoscere Lidia una Mancinelli, delle donne. La compagna storica. Lui non è stato sposato con Lidia Mancinelli, è stato sposato per la prima volta con Giuliana Rossi, che è autrice di questo volume importantissimo, con tanti ricordi. I miei anni con Carmelo Bene. E qui approfitto per fare vedere, perché Giuliana Rossi le ha pubblicate per la prima volta, alcune immagini di Carmelo Bene che recita proprio presso il Teatro Apollo, e attraverso delle ricerche sono riuscito a capire esattamente quando è successo questo, cioè nel gennaio del 1963. Giuliana Rossi viene a Lecce a casa di Carmelo. La prima volta che venne non fu
non fu molto bene accolta, tanto che addirittura il papà di Carmelo Bene lo fece rinchiudere in manicomio per alcuni giorni, dando del pazzo al figlio. Queste sono tutte immagini che riguardano Carmelo Bene a Lecce. Molto profonda la sua conoscenza su Carmelo Bene. Gianni era davvero tanto amico della cara sorella Maria Luisa, della seconda moglie Raffaella Baracchi e della figlia Salomè Bene. Tantissime le notizie che Gianni Carluccio ha custodito e archiviato. Carmelo Bene è stato indubbiamente uno dei grandi leccesi, figura eccezionale, importantissima, con una biblioteca di 20.000 volumi, quindi una persona di cultura straordinariamente importante, ma aveva un modo di porgersi particolare e diciamo questo gli ha creato a volte dei malintesi, ma la figura di Carmelo Bene è straordinaria proprio come preparazione culturale e vi assicuro che ascoltarlo in teatro è un'emozione che non si dimentica per tutta la vita. Questa è un'immagine del 41, siamo a Campi Salentina dove Carmelo Bene è nato, le suore di Sant'Anna e questo ragazzino qui, vediamo, eccolo qua, è Carmelo Bene. Ecco, questa è un'immagine significativa del tabacchificio di proprietà dei Reale. I genitori di Carmelo Bene con la mamma e il papà erano dei dirigenti, questo è il proprietario, il vescovo Minerva che era arrivato da poco a Lecce, siamo all'inizio degli anni 50, la sorella di Carmelo Bene, lui chiamava la sorellina Maria Luisa, peraltro bellissima, e Carmelo Bene che si vede appena appena. Luna che risplendi sul mondo, il mistero. Come già detto, da anni Gianni Carluccio si occupava della biografia di Tito Schipa. Era suo parente in quanto cugino del nonno materno e dall'aprile del 2000, su incarico del figlio Tito Schipa Junior, Gianni diventa responsabile dell'archivio Tito Schipa Carluccio. E così Gianni ci racconta di Tito Schipa. E qui ha una ventina di anni quando fa l'esordio a Vercelli in Traviata. E questo è il giornale di allora, quindi 7 febbraio 1909, è la Sesia di Vercelli e Tito Schipa già si parla bene fin dal primo momento. Qui invece l'esordio a Lecce nel gennaio del 1911, Tito Schipa fa il Rigoletto. Oggi che magnifica giornata! Nel 1913 va in Sud America e qui lo vediamo in un'immagine della Traviata, anche qui riscuote un successo enorme, poi diventerà il tenore più amato in Sud America. E questa è la prima volta che faccio vedere questa immagine, la valigetta con la quale Tito Schipa faceva fino a 70 concerti l'anno, piena di musica, come vedete, con la sua firma. La mattina di Pasqua del 1925 Tito Schipa canta davanti a una folla di 50.000 persone, come è scritto anche nella fotografia. Poi nel 1926 è direttore artistico di una stagione prestigiosissima al Politeama di Lecce, lo restaura a sue spese e il 10 giugno, il giorno della serata in suo onore, distribuisce a tutti gli intervenuti questa medaglietta. I leccesi, per ricordo di questo avvenimento, lasciano questa lapide in marmo e bronzo fatta dal famoso scultore Guacci. Tito Schipa da ragazzino aveva lavorato la cartapesta proprio nel laboratorio di Guacci, pensate un po'. Su tutti i giornali americani Tito Schipa era sempre costantemente associato a Lecce. Ogni anno dall'America partiva e veniva per la festa di Sant'Oronzo, quindi è rimasto legatissimo. Addirittura quando stava in America mi ha raccontato, credo Pino Cordella, di un suo parente che gli diceva che Tito Schipa andava apposta per poter parlare un po' in dialetto leccese. E questo la dice lunga. E poi qualsiasi leccese avesse bisogno e lui gli dava dei soldi, andava a Roma per esempio in via Basento, una signora inglese mi ha testimoniato questo, qualsiasi leccese avesse bisogno andava lì, si presentava e Tito Schipa gli regalava. Anche io sono molto legato alla mia città e ai cittadini leccesi che di Tito Schipa sono innamorati. Mi auguro soltanto che col passare del tempo le istituzioni, anche alla luce di quello che è stato il mio lavoro di 10 anni, possano capire sempre di più chi è stato Tito Schipa e quindi cercare di valorizzarlo. In relazione alla sua attività, Gianni ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nazionali ma anche internazionali. Vogliamo ricordare che il 30 dicembre del 2015, proprio dalle mani del sindaco dottor Giuseppe Colafati, Gianni riceve la cittadinanza onoraria del comune di Poggiardo Vaste.
Gianni Carluccio, insieme a Paolo Pagliaro e al Movimento Regione Salento, si è battuto con grande passione per l'intitolazione del Teatro Apollo al grande genio salentino, Carmelo Bene, e si lamentava che i tanti personaggi a cui Lecce e il Salento avevano dato i natali non venivano poi ricordati e celebrati adeguatamente. La manifestazione è stata, secondo me, interessantissima. Io sono stato dall'inizio alla fine e sono convinto di questa iniziativa importante. Certo, dispiace che ci debbano essere queste iniziative per ricordare, no? Una volta c'erano altre attenzioni nei riguardi delle persone che meritavano, ma ne abbiamo nominati tanti. Un nome che poi faremo non appena è possibile è quello: io ieri sono stato alla ricerca della villa del Galateo, che si trovava in agro di Trepuzzi con alcuni amici, col dottore Bianco, col dottore Antonio De Ferraris. Antonio De Ferraris, detto il Galateo, che ci ha scritto la nostra prima storia, chi se ne ricorda? Ecco, quindi voglio dire, purtroppo gli altri nomi, sì, Vittorio Zacchino, bravissimo. Voglio dire, però, queste persone meriterebbero chissà che cosa. Quante volte, Gianni, abbiamo accarezzato i tuoi cimeli e le tue carte. Fiero ci mostravi le tue foto alla luna e ci dicevi: guarda, possiamo quasi toccarla, sì, sembra quasi di toccarla. La tua voce musicale, i tuoi occhi ricci, votati al sorriso. Il tuo gran cuore, quel tuo gran cuore che ci ha fatto davvero un cattivo scherzo. Gianni, ora come si può colmare questa tua assenza? Come si può? E allora vogliamo immaginarti davvero su quella luna, felice, sorridente. Anzi, mandaci un messaggio da lassù e dici com'è. Ciao Gianni, animo gentile, ci mancherai. La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte. È come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'un l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare. Parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce. Non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami. Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima. Pronuncialo senza la minima traccia di ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto. È la stessa di prima. C'è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente solo perché sono fuori dalla tua vista? No, non sono lontano. Sono dall'altra parte, lì, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne troverai la tenerezza infinita, purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere. Se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace.